Dottore, possiamo parlare di lieto fine per questa vicenda grottesca? Assolutamente sì, perché il gruppo vaccinale Carabinieri ha subito recepito la necessità della signora. Eccoci qua, fatto. Questa mattina la donna canadese originaria di Santa Maria del Molise, che da oltre 4 mesi attendeva di essere vaccinata per poter rientrare in Canada, ha ricevuto la prima dose di Pfizer. I carabinieri hanno preso a cuore la sua situazione decidendo di procedere all'inoculazione del vaccino per consentirle di poter tornare in Nord America. La signora Dora, commossa, ha ringraziato Teleregione per aver fatto emergere la sua storia ed il centro vaccinale dei carabinieri per l'interessamento palesato verso le sue esigenze. Ora dovrà attendere il richiamo, dopodiché volerà verso il Canada con buona pace di tutti. Era talmente esasperata da voler denunciare le autorità italiane per sequestro di persona. Stamattina come si sente? Un po' nervosa dopo tutto questo trauma che non sono abituata. Finalmente siamo riuscita a farmi il vaccino. Mi sento un po' giù dal fatto perché io sono. Mi proteggo da me stessa, ho dovuto fare ricorso agli altri. Li ringrazio di cuore è una lieta fine. È Grazie. stata la vacanza più lunga della sua vita. Guarda, io ci sto con piacere nella mia terra. Purtroppo dai 5 mesi sono 9 mesi che mi trovo in Italia ancora, non posso fare ritorno in Canada perché ho i miei affari da compiere e sono stata fermata. Comunque ringrazio il centro dei carabinieri per questo aiuto. Ad accompagnare all'auditorium la signora Dora anche il vice sindaco di Santa Maria del Molise, che ha avuto parole di elogio per il centro vaccinale dell'auditorium e per il personale che quotidianamente presta assistenza agli utenti del territorio. Finalmente siamo arrivati al dunque. Ringrazio da parte del comune, del sindaco in particolar modo, la vostra emittente perché subito vi siete fatti portavoce di questa situazione. Ringrazio il gruppo dei carabinieri che lavorano assiduamente qui all'auditorium di Isernia, garantendo come nessun altro, questo servizio, di vaccinazione a tutti i cittadini molisani. Grazie. Buongiorno.